molte altre cose, ma insomma ci saranno anche altre occasioni a breve per discutere di tutto questo. Facciamo un giro rapido di interventi. Sì. Grazie per essere stato presente. Un secondo, perché sono rappresentanti di questo territorio. Io farò un veloce riepilogo difficilissimo di quello che ha detto il professor Volpe. Prima che lo faccio, vorrei fare un commento veloce ai nostri colleghi qui di, anche di Ercolano. Alcuni dei punti, infatti tanti dei punti che ha identificato il professor Volpe, sono proprio sono esemplificativi del percorso che si è visto qui ad Ercolano. E ti contesto, Giulio, non è solo dovuto a qualche individuo. Qui in questo territorio ci è successo qualcosa di particolare negli ultimi 5-10 anni. E mi è piaciuto molto. L'anno scorso abbiamo portato un gruppo di studenti della Bocconi, studenti di economia e arte e cultura, a Rione, Sanità e poi ad Ercolano. E la notevole differenza c'è. È che qui in questo territorio c'è stata una capacità negli ultimi anni di... quello che tu hai detto in termini di cittadini che lavorano anche in gruppo, non solo come individui, di associazionismo, di attività, di volontà veramente dal territorio, di saper lavorare con le istituzioni, che non trovi in alcuni altri territori difficili. E Ercolano, presentandosi, vedo amici da Radio Siani, anche l'associazione Antirac e così via, siete in tanti. C'è una capacità in questo territorio di cittadini e istituzioni che è raro. È una cosa che io ho sollevato quando si discusse l'Expo al Consiglio Superiore, che il Ministero dei Beni Culturali deve imparare a riconoscere chi lavora per i beni culturali che non è dentro il sistema dei beni culturali. E tanti altri paesi più frammentati, che hanno tante agenzie, fanno questo. Ma c'è veramente da riconoscere chi è di Reggio Siani che promuove la cultura, chi è di Angeli Viaggiatori che tira dentro il turista, il visitatore. In questo specifico territorio c'è un piccolo gioiello di Ercolano e io ripeto sempre, non è solo grazie a Packard dentro gli scavi, c'è stata una rivoluzione qua anche grazie a questo territorio, a questa gente e a questa passione. Ora mi dedico ad un piccolo riassunto in inglese di quello che ha detto. Scusate per un po' di tempo. Grazie a te. Ho ragione, eh? Ho ragione. Grazie.